Senti, allora ti chiedo subito come stanno reagendo in azienda appunto alla fiction, come è stata presa il fatto che la vostra storia finirà in televisione, come vivete questa cosa? Ma in qualche momento così mi sembra che parlino di qualcun altro, no? Eh Quindi la sì. vivo un po' da spettatore in alcuni casi, in alcuni momenti. I collaboratori sono ovviamente contenti, anche se diciamo che li ho abituati un po' troppo a finire sulle pagine dei giornali e in TV, quindi stanno prendendo un po', si stanno adagiando un po', nel senso Lo so. come sentimento. No, no, ma sono contentissimi. Infatti stasera vedremo la fiction tutti insieme con Maxi Schermi in azienda, quindi grande emozione. Sì, perché poi alla fine, diciamo, la tua storia mette in luce anche il fatto che c'era un senso di comunità, tra virgolette, anche lavorativa, no? Di squadra, bravo. Il Squadra senso quella di. che è quella che vince. Dove non arriva Michele, arriva Anna. Dove non arriva Anna, arriva Michele. La squadra non è un gruppo di persone. Perché un gruppo è un numero di persone, la squadra invece è coesa, è un gruppo di persone coese con lo stesso obiettivo, con la stessa finalità, che se raggiunge i risultati deve avere, ovviamente deve essere ripagata per quello che ha fatto in modo equo. La squadra è con lei, che, diciamo, è quella cosa che si forma quando vede che qualcuno, che in questo caso è il leader, dice di dire sono io. Sì, Ma assolutamente. perché? Dico, ma perché sono io? Ma perché il leader è il primo che deve dimostrare con i fatti, non con le parole, gli oratori ne abbiamo a sufficienza, basta guardare i nostri governi. Con i fatti un leader deve dimostrare che ce la si può fare. Benissimo, lo dimostra lui, la squadra viene dietro, la squadra ti segue. Infatti è un ottimo esempio, secondo me, cioè ti dico da spettatrice, da lettrice, della tua storia, un po' mi commuove un po' anche il fatto che faccia notizia il senso di squadra, no? In Italia, perché è bello nello stesso tempo un po', però dici, vuol dire che proprio abbiamo bisogno di esempi del genere, no? Un po' ama dolce amara come È riflessione. vero, è un dolce amaro perché è qualcosa come se qualcosa di dormiente, di scaldo, ma Esatto. c'è. Il bello, il dolce, è che questa cosa c'è, bisogna tirarla fuori. Io ricevo, e questi non sai quanto mi stiano arricchendo in questo momento, sono Mamma. conferme, migliaia di conferme da tutta Italia, da tutte le classi, dal disoccupato, chi ha l'impiego, diciamo così, provvisorio e quant'altro, di gente che dice, penso, mi ha ispirato, ci credo un po' di plastico fuori quella porta che c'è, cioè, questo è, quindi vuol dire che c'è e va risvegliata. Sì, Questa cosa. assolutamente.